Da Arlecchino a Brighella, a Spider-Man, Peppa Pig, le maschere di carnevale preferite dai bambini non sono più quelle della commedia dell'arte, ricca tradizione culturale italiana dimenticata in favore di cartoni animati e videogames. Da questa consapevolezza Frate Indovino è partito per proporre un viaggio alla riscoperta della tradizione carnevalesca nostrana, proponendo in collaborazione con il comune di Gualdo Tadino e il Polo Museale una nuova grande iniziativa denominata Le Maschere della Commedia dell'Arte Italiana, un progetto composto dal Teatro delle Maschere, esposizione visitabile alla Roccaflea di Gualdo Tadino dall'11 febbraio al 26 marzo, con sagome alte 2 metri realizzate con materiale riciclato contenenti informazioni sulla storia di ogni maschera e da un teatrino 3D in miniatura con le maschere della tradizione destinato ai più piccoli. A presentare l'iniziativa Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, padre Mario Collarini, direttore responsabile delle edizioni Frate Indovino, Francesco Imbimbo, addetto stampa delle edizioni Frate Indovino e Katia Monacelli, direttore Polo Museale, città di Gualdo Tadino. E questi personaggi, nati proprio in mezzo alla gente, hanno da dire tante cose, hanno da ricordare certi comportamenti, certi valori e anche nel loro linguaggio che molto spesso era un po' faceva a desiderare, insomma, ma alla fine insomma colpivano certi atteggiamenti, certi difetti, certi, che aiutavano anche alla società a crescere. Quindi c'è una differenza per me abissale tra il confronto con i supereroi e le maschere della commedia dell'arte. Maschere che intrattenevano, è stato detto, erano anche un simbolo di libertà perché davano parola al popolo e forse oggi per i bambini riescono anche ad educare, anche se molte di loro rappresentano vizi o comunque aspetti un po' grotteschi dell'umanità. Quindi sono nati in un'epoca dove si lottava per la libertà e quindi hanno acquistato anche quella valenza, ma più in profondità ancora guardando tutto l'ambiente umano, tutta la società umana di quei tempi, andavano a colpire dei difetti, delle debolezze, delle miserie che erano comuni a tutte le culture, a tutti gli uomini e le persone umane, insomma, quindi sì, l'uno e l'altro. Chiudo, padre Mario Collarini, per tutti Frate Indovino, lei lo incarna, anche se, come diceva la direttrice del Polo Museale, la barba è un po' meno lunga, ma noi sappiamo che è lei. Una considerazione sul bilancio finale dell'iniziativa del presepe emozionale, 18.000 persone sono veramente tante, se lo aspettava? Sì, io avevo detto a alcuni amici faremo 20.000 presenze, purtroppo abbiamo azzeccato anche la neve e allora... Beh, direi che più o meno ci siamo arrivati. Sì, beh, è stata una cosa molto simpatica, molto bella, anche per noi che potremmo sembrare, non so, degli illusi, no? a riproporre queste realtà. E invece non è vero, invece credo che proprio... abbiamo colpito nel segno che la società, la gente oggi ha bisogno di rivivere un po' queste realtà che sono più a dimensione umana. Io credo che questo deve diventare un patrimonio nell'Umbria, quantomeno, perché soprattutto in un momento come questo, dove si ragiona su dati e scioccanti sul turismo, Gualdo Tadino per la prima volta durante il Natale ha riscontrato un boom di presenze, quindi netta controtendenza rispetto a quello che è il dato regionale, anche relativamente a tutta la discussione rispetto al danno indiretto da terremoto. Quindi noi dobbiamo rispondere con qualità, eventi di qualità, eventi che siano sentiti dalle famiglie, perché dobbiamo rivolgerci soprattutto ad esse,
e valorizzare quello che questo territorio può dare. Non bastano i contenitori, bisogna riempirli di contenuti. Quindi in questo caso, con il presepe emozionale prima e questa esperienza ora, noi riempiamo di contenuti i contenitori che in Umbria e in Italia in molti hanno, ma un buon contenitore con un buon contenuto sicuramente crea valore aggiunto. Quindi questa è la strada sulla quale ci siamo incamminati. Io ripeto, credo e spero che sul territorio noi possiamo attivare tutte le sinergie possibili per fare in modo che chi viene a Gualdo Tadino, a Gubbio, nel Parco del Monte Cucco, in Umbria in generale, possa trovare un'offerta che lo invita a restare per qualche giorno, e questo è lo sforzo che dobbiamo fare. E vedremo alla Rocca Flea, grazie a Frate Indovino, 50 maschere della tradizione della commedia dell'arte italiana, quindi da Pulcinella a Balanzone, ad Arlecchino, insomma le maschere più colorate, ma addirittura giganti, grandissime, di oltre 2 metri, disegnate dall'unica mano di Severino Baraldi, questo illustratore famosissimo che ha realizzato ben 50 tavole con appunto le maschere che racconteranno di se stesse e sveleranno la storia soprattutto ai più piccoli, ma io dico anche ai grandi, perché molte figure ce le siamo un po' dimenticati. Si tratta di un'operazione culturale che ci farà riscoprire dei modi di dire, racconteremo le figure che in fin dei conti hanno aperto, sono delle antesignane della nostra libertà d'espressione, perché il teatro dell'arte ha permesso a dei personaggi che hanno vestito degli abiti comunque di dire delle cose anche a volte un po' scomode, irriverenti al potere, ma soprattutto ci sarà una parte ludica, perché Frate Indovino si metterà questa volta dalla parte dei bambini e regalerà a tutti coloro che vengono alla Rocca Flea il teatrino in 3D da ricostruire e da montare insieme. Alle 3:30 l'inaugurazione all'11 febbraio, alla presenza del noto sociologo e mass mediologo Mario Morcellini, adesso individuato anche come nuovo garante delle telecomunicazioni a livello nazionale, e lui ci stupirà con un testo incredibile, posso anticipare solo questo, dal titolo in romanesco Ridateci la fantasia. Quindi parlerà delle maschere, del valore, della tradizione, e soprattutto si sveleranno tante altre cose. Ovviamente ci sarà padre Mario Collarini, frate Indovino, che di nuovo ci racconterà delle piccole perle. Mm-hmm.